La vita splendida di Tiziano Ferro, finalmente è uscito il nuovo singolo che darà un po' il via a quello che sarà l'album che uscirà il prossimo 11 novembre e si intitolerà Il mondo è nostro. Seguitemi fino alla fine in questo video per scoprire se questo brano può diventare un capolavoro oppure semplicemente una banalità. Ciao, sono Marco Gatti e da sempre aiuto gli artisti a migliorare le proprie produzioni, le proprie canzoni, ed oggi prendo in esame il brano La vita splendida di Tiziano Ferro. Il brano è stato scritto a più mani e tra gli autori figurano anche Bruno Risas e Di Martino, due autori molto apprezzati dalla critica per quanto riguarda il panorama musicale italiano. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio la canzone e cerchiamo di capire intanto l'argomentazione, di cosa parla. E il titolo già dice un po' tutto, no? Parliamo della vita splendida, è un inno alla vita sicuramente, in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, tra un Covid, guerre, chissà quali altre catastrofi ci attendono, speriamo nessuna. E quello che Tiziano Ferro vuole dare è sicuramente un messaggio di speranza, ma soprattutto di andare a viverla meglio questa vita, a godersela per quel poco che ci dà. Alla fine, tra alti e bassi, la vita è sempre bella. Leggiamo appunto la prima parte del testo, la prima strofa, che dice: amati più che puoi e poi amati come vuoi. E lascia stare chi ti punta sempre il dito e lascia stare chi non lo ha capito. Mettiti quel vestito anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non hai più l'età e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. In questa prima parte salta molto all'occhio il concetto del non dare troppa importanza a quello che pensano gli altri. Purtroppo spesso e volentieri ci priviamo di gioie per motivi futili, perché magari pensiamo che agli altri quello che facciamo possa non andare bene, e questo è assolutamente sbagliato. Dovremmo cercare di vivere la vita al meglio per come la vogliamo vivere noi. Però non sono qui per dare consigli di vita, ma dobbiamo analizzare il brano. Comunque, sono versi molto belli, assolutamente. Questa prima parte mi piace molto, perché nella semplicità rende assolutamente un concetto chiaro ed arriva molto forte. Proviamo ad andare avanti. Tu che eri una che vivevi distinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai. Bella questa. Tu che per sempre, la frase per sempre, non esiste mai. Che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi, più ritorni in piedi. Tu alla fine ancora un po' ci credi. E questo è un altro messaggio forte di speranza, che nonostante le avversità che ci può mettere davanti la vita, abbiamo sempre la forza di rialzarci, di tornare in piedi e crederci sempre, comunque fino alla fine. Ha una vita così che anche quando ti spettina è splendida. Sembra quasi una corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale, anche quando il traguardo scompare. Splendida, sì. E qui c'è una forza veramente potente, si sente questa forza vitale che, nonostante tutto, anche qui dice: anche se il traguardo scompare e non lo vediamo, vogliamo comunque battere il record. C'è sempre la voglia di dare sempre il massimo fino alla fine, anche se in realtà non c'è nulla da raggiungere, no? La vita è sempre un po' una metafora di queste cose dove alla fine non c'è una risoluzione, non c'è un obiettivo. Dov'è che ci porta la vita alla fine? Sto diventando troppo esistenziale. Ok, mi fermo. Il resto del testo è abbastanza simile come concettualità, e comunque è scritto assolutamente bene, mi piace molto. E ripeto, nella semplicità rende chiare le immagini, soprattutto. Ho letto che questo è quello che Tiziano Ferro avrebbe immaginato come un dialogo tra lui e una sua cara amica, che si confrontano magari a 20 anni, a 30 anni, a 40, per raccontarsi insomma un po' le vicissitudini che sono state vissute per fare un bilancio, no? E cercare di capire che comunque tra alti e bassi la vita è sempre splendida, come dicevamo prima. La parte che purtroppo non mi piace sicuramente è la parte musicale. È davvero molto 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 semplice, riguarda soprattutto una sonorità, diciamo battistiana direi,
E questo anche secondo me ci si sente tantissimo la mano di Bruno Risas per quanto riguarda gli accordi, l'armonia e probabilmente anche l'arrangiamento, anche il suono è molto suo con queste batterie, batterie un po' grosse come il basso e il pianoforte in primo piano. Non è quello che ci si aspetta da una canzone nuova, no? Quando esce un brano nuovo abbiamo sempre molta aspettativa e vorremmo sempre trovare delle cose originali, delle cose nuove. Ecco, in questo caso assolutamente no, non c'è nulla, ma davvero nulla di originale nella parte musicale. Questo lo dico a malincuore perché Tiziano Ferro è uno degli artisti che sorprende sempre, ha sempre uno stile molto molto personale e riesce sempre a stupire. Spero che nell'album ci sia sicuramente, anzi sono convinto che ci sarà sicuramente qualcosa che possa sorprenderci, ma in questo brano, a livello musicale, direi di no. Prendiamo quello che di buono c'è, che è il testo, è stato scritto bene, quindi il bilancio è un po' 50 e 50. E quindi cos'è secondo voi? Un capolavoro o una banalità? Bene, in questo caso diciamo che la verità sta nel mezzo, perché per me questo è un banalavoro, ovvero a metà strada tra una banalità e un capolavoro. E provo a sottolineare di nuovo dicendo che sicuramente il testo è un capolavoro, mentre la musica, per quanto mi riguarda, è sempre un'opinione soggettiva da parte mia. L'ho trovata molto banale, non c'era nulla di originale che mi ha potuto stupire al primo ascolto. Se questo video vi è piaciuto, se vi piacciono le mie analisi, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e scrivetemi nei commenti quale canzone vi piacerebbe analizzare insieme a me. Ok? Vi aspetto alla prossima. Ciao!